Ame, la rovina è lei. Non mi posso fidare, qui ci condanna tutti. A dire queste parole è Roberto Internò, cugino di Isabella Internò. Le sue parole sono state intercettate ad aprile 2019 durante un colloquio con la suocera. L'uomo era preoccupato che sua moglie, Michelina Mazzuca, dicesse cose inappropriate agli investigatori e creasse problemi. La moglie era stata convocata in questura per raccontare quello che sapeva sulla morte di Denis Bergamini. Ma di che cosa aveva paura Roberto Internò? Che segreti nascondeva? Denis Bergamini è il calciatore ferrarese militante nel Cosenza, trovato morto a Roseto Capospulico il 18 novembre del 1989. Dopo 33 anni e mezzo, è in corso un processo che vede come unica imputata Isabella Internò, la ex fidanzata del calciatore. La donna è accusata di concorso in omicidio con ignoti. Il processo arriva a conclusione di una nuova indagine avviata nel 2017. Fino ad allora la morte del calciatore era stata considerata un suicidio, basandosi sulle dichiarazioni della Internò, considerata l'unica testimone della tragedia. Durante la nuova indagine, i parenti della Internò hanno tradito l'emozione. Dalle intercettazioni sono emerse frasi che hanno sollevato molti interrogativi. In alcune conversazioni, Roberto Internò litigava violentemente con la moglie, spesso perdendo la pazienza. Da quello che si intuisce, la sera della morte di Denis fu lui ad accompagnare lo zio Franco, il padre di Isabella, a Roseto Capospulico per riportare la ragazza a casa. Ma su questo punto ci sono anomalie e contraddizioni. In una conversazione, Roberto Internò dice alla moglie: «Michè, meno parli e meglio è una cosa seria». Lei sembrava preoccupata perché doveva testimoniare a pochi giorni. E il marito si è sfogato con la suocera. «Quella ci condanna tutti». Cosa voleva dire? Secondo il dossier dell'inchiesta, la Mazzuca non sembrava convinta di come si erano svolti i fatti. Non sapeva chi ci fosse sulla scena della tragedia la sera del 18 novembre del 1989. Ha espresso dubbi anche sulla versione del marito. Gli ha detto: «Hai capito? Hai capito quello che voglio dire? Cari falsi che non siete altro, che fate questa recita. Li metterei con una mitragliatrice, come un kamikaze. Li metterei in fila a un muro e li sparerei tutti quanti». Per gli investigatori che hanno sentito queste frasi, la donna si riferiva ai parenti del marito, sui quali nutriva molti sospetti. Per questo Roberto Internò temeva che sua moglie potesse metterli nei guai. «Quella è una mina vagante», diceva. Lei gli ha chiesto: «Ma tu che devi temere? E tu dove eri? Eri qua?» Lui risponde: «Io non temo niente». Lei: «Ma allora stai tranquillo». Lui: «Io non temo niente perché non ho fatto niente. Io sono solo andato a prenderli con la macchina». Lei: «Stai tranquillo. Loro vogliono solo sapere come mai ti ha chiamato tua cugina per andare a prenderla». Dopo questa frase, il marito ha risposto: «A me mi ha chiamato mio zio, era già là. Parla di meno, meno parli meglio è». Questa è la frase più importante tra quelle sentite. Cosa vuol dire che lo zio, il padre di Isabella, era già là? Là dove? Non l'aveva accompagnato lui? Gli investigatori hanno riscontrato numerose discrepanze tra quanto detto da Roberto Internò in una precedente inchiesta sul caso, poi archiviata, e quanto detto dalla moglie nell'ultima indagine, che ha portato Isabella a processo. Questa contraddizione riguarda una riunione di famiglia avvenuta la sera della tragedia, sabato 18 novembre del 1989. Non è chiaro chi fosse presente a questo incontro perché sono state date varie versioni. Roberto Internò avrebbe fatto un altro passo falso nel 2013. Dopo essere stato interrogato dagli investigatori, chiamò il fratello Dino Pippo per tranquillizzarlo. Scrivono gli investigatori. Gli disse di non aver riferito a chi indaga che anche lui, Dino, si trovava a casa dei genitori di Isabella. Nel tentativo, pare chiaro, di costruire un alibi ai componenti della famiglia che evidentemente non possono produrre diversamente. Leggendo queste anomalie, già nel 2013 era chiaro che molte cose erano state tralasciate nelle indagini precedenti.
Tuttavia, l'inchiesta non ebbe successo. C'è un altro dettaglio interessante venuto alla luce durante le recenti udienze del processo. È la lettera spedita alla presidente della corte dalla figlia di Tiziana Rota. Rota è la moglie di Maurizio Lucchetti, ex compagno di squadra di Denis. La donna era stata convocata come testimone insieme al marito. Nella lettera, la figlia raccontava di incapacità della madre a testimoniare, a causa del forte carico emotivo. Il pubblico ministero Luca Primicerio e i legali di parte hanno chiesto e ottenuto una perizia per accertare le effettive condizioni della donna. La deposizione della Rota è importante perché il suo nome è stato citato dalla sorella di Denis, Donata Bergamini. Dopo la morte del fratello, Donata telefonò alla Rota dopo aver appreso che Isabella Internò era stata sua ospite per alcuni giorni da lei a Salerno. Disse la sorella di Denis: in quell'occasione ebbi l'impressione che Tiziana Rota non mi avesse detto tutto quello che sapeva. Voleva chiudere in fretta la telefonata. Mi convinsi che aveva paura di qualcosa. La rividi molti anni dopo nel mio paese, Boccaleone. Era il 2009 o il 2010. C'era un torneo dedicato a mio fratello. In quella circostanza finalmente si aprì con me. Mi rivelò di aver visto Isabella 6 o 7 giorni prima che Denis morisse. La incontrò in una pasticceria a Rende e si sentì dire dalla ragazza una frase agghiacciante. «Piuttosto che saperlo di un'altra, lo preferisco morto». Mi parlò anche dei cugini della Internò. Chiesi a Tiziana Rota perché non avesse detto prima quelle cose. E lei mi rispose che aveva avuto paura per la sua bambina piccola. Mi chiese scusa, si mise a piangere. Una volta cresciuta, proprio la figlia ha spinto la madre a venire da me. La stessa figlia che oggi ha scritto che sua madre non è in grado di sopportare il peso emotivo di una testimonianza in tribunale. Tiziana era già stata chiamata come testimone nel 2022. Anche allora non si presentò per motivi di salute. Un mistero che si infittisce.